Se la giunta fanese non avesse commesso errori madornali in questo anno e mezzo di governo, ora saremmo potuti essere in una fase di ripresa. Invece, tutti i nodi stanno venendo al pettine. È il pensiero dell'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi, che ora dai banchi dell'opposizione da una parte riconosce alcuni meriti all'attuale amministrazione, ma dall'altra la rimprovera per alcuni obiettivi mancati o sbagliati. Il ritorno indietro su tutte le questioni riguardanti il turismo, le iniziative che non sono state messe in campo, ecco, è difficile poi recuperare quando le cose si sono incanalate male. Ecco, questo è stato uno degli errori più grossi, la Corte Malatestiana chiusa. Il ritorno indietro sotto questo punto di vista, dopo che Fano era diventata una città molto viva. Un altro errore prosegue la mancata fusione di Aset Holding e Aset Spa, che avrebbe portato un risparmio di circa 1 milione di euro. In questo momento l'amministrazione comunale di Fano è in affanno per il fatto che gli mancano soldi al bilancio, soprattutto nel settore del sociale. Se la fusione delle Aset l'avesse fatta, come si poteva benissimo fare, da inizio di quest'anno, oggi avrebbe avuto tranquillamente i soldi per spendere in quei settori e particolarmente nel sociale. Altro punto critico del lavoro svolto dalla Giunta, secondo Guzzi, è la mancata approvazione della variante dell'ex zuccherificio, che ha messo in crisi diverse aziende fanesi, dice, non permettendo quindi lo sviluppo della città e dell'economia. Ha portato queste ditte a chiedere al Comune 30 milioni di euro di danni. Il Comune cosa fa? Fa un disegnino sulla carta dove dice lì noi potremmo rifare le torri, potremmo rifare questo e quest'altro, senza tener conto minimamente delle possibilità, delle potenzialità della proprietà, che non riuscirebbe a creare su quell'area senza nessun ritorno, oltretutto, un'iniziativa di quel genere. Quindi è solo una cortina fumogena che stanno mettendo per offuscare la vista sul quel disastro che hanno fatto non approvando appunto questa variante. Non solo critiche ma anche plausi arrivano dalla lista civica La Tua Fano, come per il dragaggio del porto, per l'acquisizione a titolo gratuito dell'area di 30 ettari dell'ex campo d'aviazione e per l'opportunità di fare investimenti con l'eventuale sblocco del patto di stabilità. Noi prevedevamo di vedere un entusiasmo comunicato anche alla città, invece ne riscontriamo le solite diatribe interne per l'associazione successiva del Presidente del Consiglio e, cosa molto rimprovevole, è il settimo assessore. In un periodo di crisi che abbiamo e comunque emergono queste tre situazioni positive, vedere la Giunta presa a nominare un settimo assessore è proprio una cosa molto vergognosa per noi.